Il fatto è che, come si sa, gli incendiari da giovani diventano pompieri da vecchi e quindi i rivoluzionari da giovani sono poi sorpassati dalla rivoluzione e diventano dei frenatori. Ma se uno non ritorna integralmente a quello che è la dottrina della Chiesa Cattolica, è un'opposizione inefficace proprio perché parziale e addirittura ingannatrice. Perché la persona dice, allora seguiamo la destra che ci protegge, ma è una destra che è già sinistra, capite, se possiamo usare queste categorie, no? Per cui è molto spesso, poi i giornali, ma anche il sistema ti presenta sempre degli oppositori al sistema che fanno parte del sistema, e chi è antisistema si schiera con l'oppositore non rendendosi conto che in questo modo diventa una parte del sistema stesso. Questo capita in politica come in religione, per dimostrare che sono veramente contro il sistema, in questo caso contro l'eresia, dovrebbero professare totalmente la fede cattolica, come quando San Remigio battezzò il barbaro Clodoveo, gli disse, maestà, a partire da oggi dal tuo battesimo, brucia ciò che hai adorato e adora ciò che hai bruciato, e questa è una conversione seria. Ma se uno continua a adorare quello che adorava prima e poi anche qualcosa di nuovo, non va bene, cioè non puoi avere tutte e due i piedi in due scarpe. Quindi una reazione va bene, ma bisogna stare attenti che la reazione, consciamente o inconsciamente, non sia gestita da chi comanda. Ho fatto un comunicato del nostro istituto che riguardava un fatto molto particolare, un piccolo blog, una riunione vicino a qui, eccetera eccetera, che si chiamava Gestire l'opposizione, e poi spiegavo, adesso mi autocito ma io conosco me stesso, spiegavo come si fa a gestire una opposizione. Puoi bastonarla, ti metti in prigione, li perseguiti eccetera eccetera, li induci alla fame, oppure puoi infiltrarla, o puoi allettarla, no? Io ti prometto che se tu vieni da me diventi cardinale, vescovo, parroco, prete, ministro, sottosegretario, eccetera. Oppure, terzo modo, che è il più furbo, creo un'opposizione fatta dal governo e do i miei uomini come capi dell'opposizione, gestire l'opposizione. Quindi se noi, per esempio, i tradizionalisti cattolici, un brutto termine, ma è quello che è, ci troviamo adesso come gente che tutti leggono, che tutti seguono, persone che fino a ieri erano modernisti scatenati, posso credere alla grazia di Dio che si convertono, ma qualche sospetto ce l'ho. Se poi loro fanno opposizione ma a metà e criticano gli estremisti che si oppongono troppo, che erano quelli che erano sempre fatta, mentre loro sono arrivati ieri, sospetto ancora di più. Per dire, se una tizia è stata per 20 anni uno dei personaggi più importanti del dialogo con il giudaismo e adesso mi dirige a un sito in cui parla male del concilio, degli ebrei, eccetera, eccetera, e non mi smentisce quello che ha scritto prima, anzi lo tiene in rete ancora, io qualche sospetto ce l'ho, e lei? Ecco, allora dice, ma magari lei gli attribuisce un'intenzione di infiltrazione che non è vero, ma peggio ancora, perché ci sono due personaggi pericolosi, il cattivo e lo sciocco. Tra il cattivo e lo sciocco, diceva Cipolla, il più pericoloso è lo sciocco, perché il cattivo fa il male quando gli conviene, lo sciocco lo fa sempre, evidentemente. Quindi se tu sei stato messo lì per gestire l'opposizione e non te ne accorgi neanche, è peggio ancora. Se te ne accorgi agirai con una logica, invece se no fai solo danni. Quindi bisogna stare attenti anche lì. Io non dico che i quattro cardinali siano destinati a un disastro, e prego e spero che la cosa si sviluppi in maniera tale che la Divina Provvidenza possa fare anche da una pietra un figlio d'Abramo, possa trasformare qualcuno, che questo possa essere un lumicino per una reazione doverosa. Però invito alla prudenza, perché ci manca ancora che adesso i cattolici vanno dietro
ai cardinale Barco, non so che dicono la messa nuova e che accettano la libertà religiosa, eccetera, eccetera, perché i giornali mi hanno detto lui è a destra e quell'altro a sinistra. Attenzione, perché l'imbroglio è sempre quello lì, in politica come in religione.